Ciao a tutti, ecco alcuni consigli sulle auto di Autodoc. Perché lavare il vano motore del veicolo? 1. Un'eccessiva sporcizia nel vano motore può comportare il surriscaldamento del motore ed uno scarso collegamento elettrico. 2. Le particelle di polvere e la sabbia agiscono come abrasivo tra le parti o i cavi adiacenti. Ciò può causare danni ai cablaggi, alle varie linee e ai componenti. 3. Il lavaggio del vano motore è un modo efficace per individuare perdite di fluidi di lavoro nel motore, nel servosterzo, nel sistema di raffreddamento e in altri componenti. Frequenza della pulizia del vano motore. Si raccomanda di eseguire questa procedura circa una volta all'anno ed in seguito a riparazioni che abbiano provocato una grave contaminazione. A tale scopo sono necessari uno spruzzatore manuale, contenitori con acqua, spazzole di nylon, plastica, metallo, pennelli, prodotti chimici per il lavaggio del motore dell'auto, prodotti speciali per gomma e plastica, WD-40, detergente per contatti elettrici, pellicola in PVC, nastro adesivo per mascheratura, pulitore ad aria compressa, guanti di gomma, occhiali protettivi, stracci puliti, una spugna. Nessun problema. Un vasto assortimento di ricambi per auto a prezzi bassi è con me in qualunque momento. Acquistare con l'app Autodoc è sempre più economico. I 5 errori più comuni commessi durante il lavaggio del motore. Importante, assicurarsi di indossare occhiali protettivi e guanti di gomma prima di iniziare. 1. Uso inappropriato di un'idropulitrice ad alta pressione. Un forte getto d'acqua può danneggiare i contatti del cablaggio, i terminali ed altri piccoli elementi. Questo dispositivo può essere utilizzato soltanto se si possiedono le giuste competenze. In caso contrario, è meglio utilizzare uno spruzzatore manuale o rivolgersi ad un professionista. 2. Lavaggio senza sigillatura preliminare della presa d'aria, dell'alternatore, della centralina, della batteria, della scatola dei fusibili e di altri elementi importanti che possono guastarsi in caso di infiltrazioni di umidità. Nel primo caso, l'acqua può penetrare nel motore e causare un colpo d'ariete. Negli altri casi, è altamente probabile che si verifichi un cortocircuito nell'alimentazione elettrica di bordo. Per proteggere tutti questi componenti, è possibile utilizzare una pellicola in PVC o dei grandi sacchetti di plastica e fissarli saldamente con del nastro adesivo per mascheratura. 3. Si raccomanda di scollegare i terminali della batteria e di togliere la batteria da sotto il cofano fino al termine delle operazioni. 3. Trattamento del vano motore con shampoo per auto. Il prodotto non rimuove adeguatamente le striature d'olio e lo sporco duro. Oltretutto, provoca un'abbondante formazione di schiuma, complicando così il processo di pulizia. Utilizzare soltanto prodotti chimici specifici per la pulizia del motore. Asciugatura inadeguata. È necessario asciugare il vano motore dopo il lavaggio. Si consiglia di asciugare gli elementi con aria compressa. A tale scopo è possibile utilizzare un pulitore ad aria compressa. Una volta finito, lasciare l'auto con il cofano aperto per permettere all'umidità di evaporare completamente. Avviare il motore e lasciarlo girare per 10-15 minuti. Questo permetterà di asciugare sufficientemente il vano motore e di garantire che non vi siano malfunzionamenti. 5. Saltare il trattamento degli elementi in plastica e gomma. Per il trattamento saranno necessari prodotti speciali. Tali prodotti non solo miglioreranno l'aspetto dei componenti, ma ne prolungheranno anche la durata operativa. Applicare il prodotto soltanto quando tutti gli elementi sono completamente asciutti. Consigli utili. Si raccomanda di non iniziare il lavaggio prima che il motore si sia completamente raffreddato.
Un vano motore caldo accelererà l'evaporazione dei detergenti e dell'acqua, riducendone l'efficacia. Le unità ed i gruppi potrebbero guastarsi a causa della penetrazione dell'acqua. Pertanto, occorre assicurarsi che tutti i coperchi siano avvitati e che le prese d'aria siano perfettamente chiuse. Una volta scomparsa tutta l'umidità, applicare un detergente per contatti elettrici a tutti i connettori. In assenza di detergente è possibile utilizzare WD-40, anche se una volta applicato è necessario asciugare accuratamente le aree trattate. Rimuovere comodamente lo sporco difficile da raggiungere con un pennello o con una spazzola a manico lungo. Seguiteci sui social media, ci troverete su Instagram e TikTok.